Negazione. Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 20 luglio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Gemelli. Ambiente e amici, tutti a vostro favore. L'amicizia può far molto nella vita di una persona, aprirle gli orizzonti, cambiarle il modo di pensare e di essere. È quello che sta accadendo a voi, tutto d'un tratto. Con la complicità della Luna e di Mercurio, vi accorgete di quanto dovete agli altri, agli amici che vi stuzzicano con le loro battute, ma in fondo vi fanno un gran bene, all'ambiente che vi permette di migliorarvi partecipando a varie attività, mostre, dibattiti, corsi. E che dire della natura, comunque meravigliosa, anche se bistrattata dalla stupidità dell'uomo. Dinamismo in affari, assistiti dalla fortuna. Anche i buoni risultati riscossi agli esami vi aiutano a scelte innovative riguardo il vostro futuro. Non così esaltante l'amore, abbioccato o tenuto segreto, se deviate dalla via ufficiale, fatelo almeno con discrezione, anche i muri hanno orecchie. Tra voi e i vostri desideri si è creato un muro, sia in amore che in tutti gli altri campi, vi divide da ciò che desiderate un autentico muro di difficoltà e ostacoli. Il muro che si è creato o si sta per creare appare insormontabile e irto di difficoltà. Sentimenti sfaldati, rinunce, vuoti di affetto. Rinviate un acquisto programmato, potendo rinviatelo per quanto possibile. Se non è strettamente necessario potreste pensare di rinunciarci. Avete più probabilità di avere ragione oggi in un confronto che in tutta la vostra vita, però non sottovalutate il vostro interlocutore. Potrebbe tirarvi un brutto scherzo. Oggi finalmente potreste trovare la soluzione a un vostro problema, confrontatevi con gli altri e confortatevi nel parere di esperti, poi agite con la certezza che il problema si risolverà. Energie un po' basse. Una passeggiata nel verde potrà ricaricarti. Attirerai persone dinamiche e intelligenti. Sii meno frettoloso. I nati di domenica dovranno fare molta attenzione a una persona che li sta prendendo in giro. Mille promesse. Ma sono tutte da marinaio. Potrebbe essere la giusta occasione per avere un chiarimento desiderato, non procrastinate ulteriormente i tentativi per averne uno. Fate la vostra parte e potendo insistete il giusto che basta per averlo. Ottime prospettive oggi se desiderate contattare qualcuno che non sentite o vedete da tempo, oggi i buoni propositi illumineranno la vostra giornata. Lasciate perdere alcune persone che non apprezzano i vostri sforzi. Siate più selettivi. Perché vi ostinate nel cercarlo e nel pensarlo? Chi non vi vuole non vi merita, e non potete desiderare chi non vi merita affatto. Cercate di fare qualche sforzo in più per riconciliarvi con il vostro partner, soprattutto se le ultime tensioni hanno lasciato un forte nervosismo in entrambi. La maleducazione è intollerabile, da qualsiasi individuo provenga, quindi non siate troppo accomodanti con chi vi manca di rispetto. Il progetto che vi propongono è sicuramente valido e pieno di ulteriori possibilità di sviluppo. Ma non dovete mai dimenticare che esiste un'altra vita al di fuori del lavoro o della scuola e che neanche quella andrebbe mai trascurata. Si prospettano tempi duri sul lavoro, quindi ogni tipo di aiuto è ben accetto. Con la Luna, Venere, Mercurio tutti positivi, riparte una nuova giornata facendovi salire su un vero e proprio treno in corsa, che si dirige verso mete di risultati raggiunti con discreta facilità. Solo la parte evolutiva è un po' tra parentesi in questo giorno di luglio, Nettuno è contrario, ma solo per farvi riflettere e agire per il meglio, ottenendo in seguito discreti successi. Il vostro astro guida Mercurio oggi abbraccia la Luna nel segno amico del Leone. Giornata perfetta per viaggiare, vedere gente, trattare affari, discutere di progetti e di programmi. Con Giove che vi copre alle spalle le vostre parole troveranno risonanza, nessun problema, nessun litigio, sentitevi in una botte di ferro, anzi, d'argento. Amore ed Eros. Se l'amore c'è lo tenete segreto preferite non parlarne, in quanto si è rivelato l'ennesima fregatura. Belle frizzanti, invece, le amicizie, non importa se e quanto dureranno,
L'essenziale è avere sempre facce nuove intorno, gente con cui condividere emozioni, esperienze ed interessi. Il Team Luna, Venere positivo vi rende flessibili. La vostra saggezza e la capacità di venire incontro alla persona amata con la forza dei sentimenti, consente di smussare eventuali divergenze e colmare silenzi recentemente formatisi. Il vostro nome tutelare, Mercurio, in felice aspetto dal buon amico Leone, vi fornisce capacità di essere molto comprensivi col partner, un po' capriccioso oggi. Lavoro e denaro. Giornata estremamente produttiva, fatta di affari, incontri, meeting, dove il vostro ruolo è sempre emergente, siete in gamba, simpatici, ma al momento giusto anche autorevoli. Bella figura in società, dove vi piace fare la parte del plurilaureato, informatissimo su tutto, passato, presente, futuro del mondo, magari bluffate, ma complice un'eloquenza brillante, riuscite ad apparire più preparati perfino della Treccani. Spostamenti veloci e senza rischi, se ai caselli perdete un po' di tempo lo recupererete strada facendo, arrivando a destinazione in perfetto orario. Si capirà oggi dalla mattinata che ci sta da combattere, ma voi avrete tutte le armi più efficaci e, soprattutto le carte in piena regola, per farcela. Urano e il Sole, Luna e Giove sono tutti riuniti da segni amici o buoni vicini, per spalleggiarvi. Una questione di ordine pratico oppure una decisione che coinvolge l'ambiente dei capi e dei rapporti con l'esterno nella vostra azienda, vi condiziona. Saturno continua a mettervi qualche bastone tra le ruote, specie se festeggiate il vostro compleanno tra il 23 e il 28 di maggio. Benessere. La salute è al top, ma non si può dire lo stesso del look, volutamente trascurato, è la vostra protesta nei confronti dell'amore, che sembra essersi dimenticato di voi oppure vi ha traditi nelle più rosee aspettative. Fatevi belli, avrete la vostra rivincita. Per lei, spunti interessanti da un libro, una lettera, una chiacchierata con una persona saggia, sempre pronta a elargirvi consigli. Padronissime di non ascoltarla. Invece dovreste. Per lui, cambiamenti in vista sul fronte professionale, economicamente promettenti, ma lasciare i vecchi schemi così rassicuranti per il nuovo, vi disorienta. Forte la tentazione di fare dietro front. Colore delle emozioni, grigio-azzurro. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 8. Finanze, 8. Benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.